Salve a tutti e buon 2018! Mi auguro il vostro anno sia iniziato nel migliore dei modi. Il lungo periodo festoso natalizio sta per concludersi e si conclude proprio con l'Epifania. Arriva la Befana e non possiamo farci trovare impreparati. Oggi vediamo come creare delle maxi calze in feltro come queste. Guardate, io ne ho preparato due, ovviamente per le mie due bimbe, Viola e Alice. E quest'anno mi sono divertita a crearle con il feltro. Ho trovato su Pinterest il template, di cui vi lascio il link nell'info box, di questa maxi calza che misura 24x41 cm circa. La fascia bianca misura invece 10x24 cm, che poi ho reso scallop con una fustella a bordi della Sizzix. Mini scallop. Io ho utilizzato il punto festone per chiudere sia la calza che l'omino. Mi piace moltissimo la resa di questo punto sul feltro e se non avete visto il mio tutorial su come realizzare questo tipo di punto, vi lascio il link nell'info box ma anche qui in alto sulla i, ma vi assicuro che è semplicissimo. Nella parte superiore andremo a fare un secondo punto festone per applicare questa fascia bianca che mi piaceva spezzare con il filo verde. Poi andremo a creare la donnina imbottita in pan di zenzero che applicheremo cucendola proprio sulla calza e invece applicheremo tutte le varie decorazioni e anche il nome con la colla a caldo. Pronti per cominciare? Allora venite con me! Pensate delle mie due calze? Vi piacciono? Sono semplici da realizzare, serve solo un po' di pazienza, come per tutto d'altronde. Se vi è piaciuto questo progetto, mi raccomando, pollici in su e condividete. A presto, ciao ciao!